Legge il decreto legge 1290 del 5 settembre 1938. Articolo primo. All'ufficio di insegnante delle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative a cui studi sia riconosciuto effetto legale non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. E qui apro una parentesi. La mamma mi aveva detto che esisteva la razza umana e la razza animale e qui scoprimmo che esisteva anche la razza ebraica. Tullio Fo aveva 5 anni nel 1938 quando il governo decise che gli alunni ebrei non potevano più andare a scuola. In seguito frequentò la classe speciale istituita grazie al preside dell'Istituto Vanvitelli per bambini ebrei. Ricordi terribili che raffiorano oggi più vivi che mai. A lui è stata assegnata una delle 3 stelle di David durante le celebrazioni della giornata della memoria al Maschio Angioino. Riconoscimenti anche a Gianni Maddaloni per l'impegno civile a Scampia e alla memoria di Marcello Torre, vittima della criminalità. E voglio dire con orgoglio che la città di Napoli e il suo sindaco considerano le persone differenti un elemento di ricchezza della società civile. E ancora oggi c'è chi considera invece la diversità un pericolo o la diversità un crimine. Allora io credo che noi dobbiamo stare molto attenti a non dimenticare, a ricordare, a smuovere le nostre coscienze, a ribellarci quando vediamo i sintomi di nuove oppressioni e nuove insofferenze. Nel corso della cerimonia, che quest'anno cade a 70 anni dalla chiusura del campo di concentramento di Auschwitz, il sindaco De Magistris ha annunciato l'intitolazione entro maggio di una strada cittadina alla memoria di Luciana Pacifici, bimba napoletana vittima dello sterminio. È stata una tragedia di dimensioni talmente immane che ha rappresentato una cesura totale nella storia dell'Europa. Ma secondo noi è qualcosa che anzi proprio in questo periodo si sente di più e ed è un significato che cresce con gli anni, perché appunto ci troviamo spesso di fronte di nuovo a situazioni di chiusura, di odio razziale che appunto produce fenomeni assolutamente sconvolgenti. Ma c'è anche una lettura al positivo. L'Europa ha conosciuto la pace in questi ultimi 70 anni proprio perché la reazione alle dimensioni di quella violenza sono state forti e dobbiamo continuare quindi su quella strada, diciamo coltivare la democrazia, il senso della giustizia e della libertà. Per mantenere vivo il ricordo e tenere alta l'attenzione contro ogni forma di razzismo e discriminazione, numerosi appuntamenti anche nelle scuole si terranno nelle prossime settimane a Napoli e in Campania nell'ambito del progetto Memorie della Fondazione Valenzi e dell'Associazione Libera Italiana.